da seguire in particolare la sua prova. Nelle ultime tre uscite ha trovato sempre il gol, manca davvero poco al calcio d'inizio. Serata di forti emozioni, spettacolo sulle tribune che è già iniziato, ora tocca alle due squadre raccogliere il testimone sul campo e farci divertire. Bentrovati amici da parte di Piero Gipardo, con me a commentare il match Lele Adani. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Si affrontano Empoli e Juventus. Questo ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, eh? Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare di uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Partiti è della Juve il primo possesso. Milik, ottimo l'intercetto del pallone. Male. Zurkowski, palla che rotola via. Cacace. Recupera palla bene qui l'Empoli. Prosegue l'alternanza del possesso palla con parecchi problemi di palleggio. Ha provato a piazzarla qui fuori davvero di pochissimo. Perde il pallone, pericolo. Trossa verso il centro. Invia male, pallone pericoloso. Teuncob Miners. Possono andare in vantaggio qui. Tiro al respinto dal difensore. Juve galvanizzata dalla vittoria ottenuta nell'ultimo match contro la Roma. E io ti chiedo un pronostico sul match di oggi. Il successo è stato netto per loro nell'ultimo impegno in casa. 4-0 che non ammette repliche. Una vittoria che ha dato morale. Questo è il pallone giusto. Super parata qui. Allontana la minaccia. È atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. Vedremo se sarà all'altezza. Dimostra di vedere la porta con grande facilità. 3 gol nelle ultime 3 partite per lui.
Zurkowski. Attenzione al movimento dei compagni. Cross al centro e il portiere risponde alla grande. L'arbitro aveva comunque fermato tutto per la posizione di fuori gioco. Spazio per la Juve lungo l'out. Razza in area, allontana quel pallone. Milik, occasione, e c'è il gol. Trovano la rete che sblocca il risultato. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Guarda, non ha lasciato scampo il portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Ha segnato la Juve. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Cacace. Prova l'Empoli. Zurkowski. Perde palla. Milik. La traiettoria verso il centro. Intercetta il cross e spazza via. Riconquistano bene il pallone qui. Male. Milik deve sfruttare questa occasione. Ci ha messo una pezza qui il portiere. La squadra avversaria riconquista il pallone. Pallone molto pericoloso questo. Prova il tiro, portiere che allontana senza problemi. Tacco robusto. Mattia Viti. Male. Evita l'avversario. Ottimo l'intervento e il recupero del pallone. Milik. Si libera bene, occhio perché è solo. E il pallone entra. Adesso hanno due gol di margine. Un gol facile facile, come possiamo vedere da questo replay. Nessuna chance per l'estremo difensore. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Zurkowski. Brutto possesso dell'Empoli qui. Guadagna metri da Juve, attenzione. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Milik ha un'autostrada davanti a sé. E c'è il gol, ancora lui, doppietta personale. Ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere.
gara che riprende, Juve che sembra aver preso davvero il largo, sono tre ore le lunghezze di vantaggio per i bianconeri. Viti. Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. C'è un cambio. Saluta e se ne va. Conclusione sopra la traversa, l'alzata un po' troppo qui. Juventus che prova a tenere alta la concentrazione nonostante il risultato già ampiamente favorevole. Dando un'occhiata anche alle statistiche, risulta difficile pensare a un ritorno avversario. Cacace. Buono il recupero dell'Empoli. Zurkowski. Va in verticale, non male l'idea. Si avventa sul pallone, attenzione da lì. Poco freddo qui nell'uno contro uno, conclusione sul fondo. Si dispera per questo errore, certe occasioni vanno colte al volo. C'è il cambio in arrivo. Fagioli. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Ci ha messo il corpo e allontanato. Occasione d'oro. Giasi. L'alza per mettere alle spalle della difesa. Palla persa. Vediamo come sfruttano il contropiede. Milik. Nuovo possesso Juve. Prova col filtrante profondo. Azione pericolosa, sventata. Ci prova. Cercato la soluzione a giro senza inquadrare lo specchio. Si giocherà per almeno altri due minuti. Teun Koopmeiners. Ottimo intervento in copertura. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Primo pallone della ripresa. Intervento duro ma corretto. Carica il tiro. Conclusione all'interno che si aspetta al lato di poco. Alla profondità. Sfuma l'azione dell'Empoli. Francisco Conceição. Nuova possibilità per la Juve. Teun Koopmeiners. Palla molto interessante. Thank you.
Malle. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Libera il tiro, si oppone alla conclusione. Jurkowski, brutto possesso dell'Empoli qui. Milik può segnare da lì. Intervento decisivo che vale come un gol questo. Gran palla questa. Grande intervento del difensore che risolve. Entrambe le squadre mostrano limiti nel possesso palla. Riconquistano bene palla qui. Palla molto interessante. Tentativo debole, senza problemi il portiere. Qui sarebbe davvero divorata. Perde il pallone, attenzione. Milik da lì può far male. E c'è il gol, il terzo di una giornata sensazionale per lui. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross. Palla che è arrivata a Milik, bravo a stopparla nonostante la pressione del difensore e poi a trovare un gran gol. A 0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Milik. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Giasi. Ottima la copertura. Nicolò Fagioli. Che frattura. Lascia partire il tiro. Si salva con la deviazione. Colombo. C'è il cross nel mezzo. Tentativo vanificato da una buona uscita del portiere. Milik. Palla recuperata dalla Juve. Avanza col pallone tra i piedi. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Jurkowski. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa.
la gol importante. E c'è il gol che conferma orgoglio e voglia di lottare. Un gol non tra i più difficili, come documentano queste immagini, va sottolineata però la prontezza con cui è conclusa la rete da quella posizione. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Gran palla. Gran palla per il compagno. Si libera bene, riceve. Allontana solo per un attimo. Ci sarà la rimessa per la Juve. Lo lascia sul posto qui. Nico Gonzalez. Palla per McKennie. Occhio al tiro. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Riconquista un pallone importante. Possesso che sfuma. Grassi. Jurkowski. Ottimo intervento in copertura. 600 secondi da giocare ancora. C'è campo per andare, attenzione. Si esaurisce qui il contropiede. Weston McKennie. Milik. Arthur. Ha scelto di piazzarla, ma non ha trovato il giro giusto. Forze fresche per lei. Cerca la parabola alta. Può girare il pallone. McKennie. Occhio perché se ne va. Il portiere costretto a intervenire qui. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Recuperano bene il possesso qui. Alec Milik respinge e allontana il pallone. Occhio al cross in mezzo. Tentativo di testa, parata facile. Arriva il fischio, sarà punizione per Napoli. Gara che andrà avanti per altri due minuti. Grande giocata questa. Prova. Ci mette i pugni il portiere e allontana.
L'arbitro fischia la fine, la Juve porta a casa questi tre punti. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ma di cosa parliamo, Pier? Qui le chiacchiere stanno a zero. Tripletta, vittoria e una prestazione semplicemente meravigliosa. Dopo una partita così si merita solo tanti applausi.